È un'oasi di speranza per una Turchia gravemente ferita. Un ospedale da campo allestito da medici e soccorritori francesi nella città di Golbaci, non lontano da Ankara, per curare i feriti in un paese con un sistema sanitario completamente sopraffatto dall'emergenza. Feriti proprio come Osman Yuzubuyek, che è stato sorpreso dal terremoto mentre era in un bar. Kaçayım dedim, duvar da vurdu. Duvardan sonra bir duvar vurdu. Kaçamıyorum. Kaçtıktan sonra pencere, kapıya koştum, kapı da vurdu. Son sonu koştum pencereye, onu pencereden aşağıya atladım. Il flusso di pazienti è costante e il servizio di assistenza non si limita ai terremotati. La dottoressa Isabelle Arnaud è il primario dell'ospedale da campo. On fait la prise en charge des patients qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc on gère à la fois la phase aiguë de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire, peut-être plus dispensaire de surveillance. Medici e soccorritori volontari lavorano 24 ore al giorno per aiutare la popolazione locale, con la quale alcuni di loro hanno legami profondi, come Abdul, militare e vigile del fuoco di Marsiglia. Du fait que je sois né en Turquie, mais que je sois militaire français de nationalité française, en tant que français, je suis fier que la France puisse aider mon pays natal. L'aiuto fornito dall'ospedale da campo francese è fondamentale per i pazienti, poiché il sistema sanitario è completamente in tilt di fronte ad un terremoto che in Turchia ha provocato oltre 35.000 morti e più di 100.000 feriti.